E benvenuti da Tina e Pipaiu. E oggi siamo qui per recensirvi l'album della Tenix, dei calciatori, ma non abbiamo come volte 2, 3, 4, 10 pacchetti, ma ci abbiamo un intero box! Bravissimo, allora, finalmente abbiamo questo album bellissimo, il Mega Starter Pack del campionato 2017-2018. E poi c'è anche il box. Sì, è ben preso questa volta un intero box di figurine per dirle insieme a voi di casa. 24 pacchetti. Bravissimo. Allora, direi subito di aprire questo, vero Pippo? E ma guarda, dopo questo qui che comunque abbiamo solo quelle dentro l'album, mentre poi tutto gli amorplessi, faccio anche un altro, ci sono i pacchetti, vi facciamo ovviamente degli artwork, delle bustine, giusto? Sì, bravissimi, sì. Infatti apriamo le bustine che ci sono dentro Mega Starter Pack e non queste qua. Mentre qua io tolgo la carta, vi faccio vedere un po' come sono dentro. La poi metto qua e dico e faccio un po' dentro. Bravissimo, allora Pippo è molto molto contento perché lui ama i calciatori. Vediamo prima cosa c'è scritto tipo Mega Starter Pack più guida ufficiale, tutto a 8 euro, quindi perfetto, ed è la Panini. E qua c'è anche il sito www.paniniadrenaline.com, ve lo lasceremo qua sotto in info box. Guardate che bella, c'è bustone gigante e poi qua c'è la guida ufficiale. Ok, iniziamo dalla guida, che è la cosa piccolina. Sì. Ok, che poi vediamo. Non è così poi importante la guida. Allora, ma che figo dietro. Allora, che figo. Wow, che bello. Aspetta, apri. Questo è appunto guida ufficiale, dove ci spiega un po' di cose. Questo allora è dietro, dai che figo. Iniziamo a far vedere qui tutte le arte raccolte. Fa vedere un po', Pippo. Bravissimo. Guardate comunque la copertina da vicino. Guida ufficiale 2017-18, cioè troppo che con delle carte qua. Poi apriamo, vai Pippo. Ci sono quelle che abbiamo fatto vedere, ci sono delle copertine. E le regole del gioco, perché troveremo dentro la busta un game board, cioè un campo da gioco, perché queste cards servono appunto per, cioè, con queste card potete giocare, c'è proprio un gioco da fare. Poi, vai. Adesso iniziamo con le... il magazine bomber. Sì, qua non hai saltato pagina, vero? No. Ah, c'è questo qui. Controllo il gioco, allora... Sì. Questo c'è. C'è scritto che dietro le figurine ci sono dei codici che ti permettono di ottenere dei bonus nel gioco online, quindi utilizzate. Qua c'è la rivista Bomber. Guardate un po', troppo carina. Poi? Poi qui parlo delle Limited Edition. Bravissimo. Sì, non ve lo facciamo vedere. Ma diciamo un po' di cose. Poi, qua dice le varie categorie, muri d'acciaio, diciamo le piccole categorie, che dopo poi le troveremo. Base cards, quindi le carte base, poi gli idoli, i muri d'acciaio, guardate che carini, poi qua ci sono i portieroni, super draft, coppie imbattibili, le coppie, poi, ok, poi basta. Poi gioca online, qua vi spiega tutto, come tutto quello che dovete fare per giocare online utilizzando i codici. Supereroi, anche altre categorie, supereroi. Belotti, Yachua. Wow. Le lime. Stelle. Voglio le lime. Top players. Questi si può dire che sarebbero le campioni. Sì. Poi card invincibile. Wow, ragazzi, bellissimo. Anche la Torn c'è la categoria carta invincibile. Ok, Pippo è molto informato. E la Torn io l'ho trovato. Sì, vi lasceremo il link qua sopra dell'album dell'altro anno. Comunque, qua ci sono le varie squadre. Vabbè, adesso stiamo andando. Vai avanti. Sì. Poi qui ci sono Limited Edition. Carte base. Qua spiega anche che c'è il team box, la scatola di latta, sì, questa qua, metallica, con tante figurine dentro. A solo 11,99€. Poi bustina premium oro. Wow! Cioè, ragazzi, troppo carina. E qui tutta la checklist. E qua tutta la checklist. Sì, checklist, bravissimo. Ok, così potete segnare le carte. Qua dietro c'è la coppa con tutte le squadre. Aspetta. Ok, Pippo prende la busta. Ecco. Eccola. Ok. Se
dopo cosa dici che ci aspetta, dobbiamo togliere il cartone. Cartone. Tutto bene. Okay. Ok, guardate che bella questa busta, è enorme, bellissima. E c'è scritto calciatori Adrenaline XL 2017-18. Dentro c'è il super raccoglitore, bellissimo. Poi il game board, quindi il campo da gioco. Poi la guida ufficiale, che questa qui che vi abbiamo già fatto vedere. La checklist. E poi quattro bustine con 24 carte. E poi tu li metti lì, e subito di aprire. Vai, mi fa, vai. Qui è il pezzo, si può dire. Il pezzo può... forte, eh? Sì. Il pezzo vai. Più forte di tutta la corsa. Vai. E comunque lento, trovate la limite. A un certo punto. Ah, okay. Allora, una cosa alla volta. Questo è il campo da gioco. Bravissimo, game board. Adesso dentro. È molto quello dell'attuale. Wow, bellissimo. Sì, come avete potuto notare, il cioè, è tutto rosso, da tonalità del rosso, arancione e giallo. Bellissimo. Poi. Ok, poi dietro scrivete il vostro nome e le vostre caratteristiche. Aspetta, c'è questo. Wow, enorme, che bello! Wow, l'EPI. I pacchetti. Ok, questa la busta. No! Le due li mettete. Ah, le guardiamo dopo. Allora, qua c'è anche un libro. Bravissimo. Guardate che bello il raccoglitore. Fantastico. Adesso lo apriamo, appunto, qua alla checklist. Qua tutte le pagine, perché appunto sono le carte quelle che si inseriscono dentro. Qua ci sono i numeri. Sopra ci sono anche tutti i numeri. Qua continua la checklist. Ah. E qua dici di nuovo come si gioca. Allora, qua c'è l'album, poi ci sono i quattro pacchetti. Mm-hmm. E poi qui c'è un album. Ah, la checklist. Sì, te checklist qui. Quindi abbiamo tante checklist, guarda che carino. Una novità rispetto all'altro, vero Pippo? Non c'era? Sì. Bellissimo, questo libretto e dentro c'è tutta la checklist. Ah, ok. Quindi potete segnare le carte che avete. Adesso passiamo alle Limited Edition. Oh. Iniziamo dal centro ampista, c'è un centro visto sì. Un attaccato. Guardate che carina la carta. Ok, vai, c'è il tappetto. Sì, dopo le apriamo. Vai. 3, 2, 1, chi è? Questo qui è... Ah, no, sì, la Limited Edition, quindi iniziamo già col pezzo forte. Questo qui è Canoglu. Canoglu? Non lo conosco anch'io. Sì, anche qui non fateci il caso ai nostri accenti, alle nostre pronunce, perché non li conosciamo tutti. Facciamola vedere, Pippo. Guardate che carina. Punto Limited Edition particolare, tutti i colori del covaleno. Aspetta. Qua ci sono poi i valori e dietro c'è scritto il ruolo, centrocampista. Poi l'attaccante, Milik, 93 di attacco. Bravo, questo qui lo conosciamo, Milik, del Napoli. Aspettate, io bellissimo. Vi apro il wow, box. Così almeno vi faccio vedere un po' come dentro. Bravissimo, faccio vedere il box, poi io vado dietro la telecamera e vi facciamo vedere le carte che ci sono dentro i pacchetti, che sono molto molto carine. Wow, vedo l'ora di aprirlo. Pippo mi sta anche ritrasmettendo la passione un po' per il calcio. Prima non mi seguivo, adesso con lui sì, vero Pippo? Sì. Allora. Lavo il box. Ok, via la carta. Aspetta. Prima facciamolo vedere fuori, che è troppo carino. Aspetta, prima tolgo un attimo solo una cosa. Ah sì, c'è lo scotch. Okay. Mi raccomando, lasciateci tanti pollici in su se vi piace questa idea di aprire un intero box di carte, così anche ce lo faremo anche le prossime volte. Aspetta, allora, sono uscita da lì, io lo metto. Proprio si taglia. Così? Ah no, qui c'è la lingua. Ok, perfetto, l'abbiamo aperto. Apri. Qui c'è l'immagine. Bravissimo. Adesso apriamo il box. E costano 1 euro a bustina. E dentro qua ce ne sono... 24 bustine. Wow, ragazzi, prima facciamole vedere da dentro, sono troppo carine. C'è tantissime. Wow. Devo fare vedere un attimo una cosa. Sì, ma vi facciamo vedere tutta la pila di figurine. Ah, sì, devo mettere tutte. Vai. Guardate quante. Wow. Dammi che devo fare una cosa, devo fare il coso. Ah, come le dico, le avrei se ci ho guardato. Bellissime, wow, cosa? Sono anche un po' dorate. Ok Pippo, apriamo le quattro card, queste qui le apriamo poi dopo, naturalmente sennò il video dura tantissimo. Anzi, non ce la faccio, queste qui ce le mettiamo da parte fuori dal box. Molto perché dentro ci mettiamo qua, cioè dentro il box ci mettiamo tutte le carte che troviamo dentro i pacchetti. Ok, quindi le apriamo.
Apriamo i pacchetti. Sì, ma allora. Allora, cioè abbiamo due kumbunucci e due kuikardi. Ok, ovviamente quindi ci, naturalmente ogni, ogni bustina cambia dal, cioè con i giocatori. Cioè, ci sono quattro Hatwok, ma ce ne sono mandati solo due. In totale ce ne sono quattro di Hatwok. Va bene. Iniziamo dalla prima, falla vedere. Questa da qua. Vicino. Con, aspetta che non ha messo fuoco. Aspetta. Questa qua, con Jake, i cardi. Quagliarella, poi altri due Pippo quali sono? Non li conosco. Quagliarella inglese e Boiello. Ok, bravissimo. E poi Latto e Kumbonucci, uno del cuotone che non conosco. Ok. E poi c'è Chiesa, Gomez e Latto da Spal che non questo qua è l'altro tipo. Ok, vai Pippo, apriamoli subito. E te li metto. Ok, iniziamo una di queste. Poi qua di oggi sono tutte light. Ok. Iniziamo vai. Dal primo pacchetto. Cioè, li apriamo con le forbici. Bravissimo. Quindi non tagliare le carte. Piano. Questo fa un taglietto. E poi, guardate, che cosa figa. Fatto un taglietto con la forbice. E te la conservi la bustina, Pippo? Sì. Sì, ovviamente. Vai, allora, una alla volta ve la facciamo vedere. Anzi, la... E quattro. Ok, fammi vai. Fammi vedere. Vediamo un po'. Oh, vai, ce n'è uno la... del Torino. Vieni. Niente speciale. Sì, come sapete noi tifiamo Toro. Allora. Vabbè, non c'è niente speciale. Anzi, ho già visto. Non c'è niente, niente di speciale. Apri già l'altro, Pippo. Allora, Massimo Gobbi, del Chievo Verona. Yes. Molto grandi, eh. Poi, Badeli. Giusto, Pippo? Tu correggimi, se... Badeli, della Fiorentina. Sì. Poi, Rodin. Non lo conosco, del Crotone. Questo, quindi. Gamberini. Gamberini. Il gambero. Andreolli. Sì. E poi, Benassi, sì. Del Toro. Prima. Ok. Del Torino. Dai, primo pacchetto, una del Torino, va benissimo. Aspetta. Buona partenza. Devo fare un attimo... Mettiamolo, anzi, due. Non potete entrare dentro il box. Ok, secondo pacchettino. Scusate se io sono lento, ma... non vuole rovinarle tanto, vero? Vai. Ce n'è una... Oh! Stefano El Shaarawy! Oh! El Shaarawy. Allora, vediamole subito. El Shaarawy! Aspetta, ha visto qualcosa, Pippo? No! Cosa c'è? Sì, c'è ok, no. C'è un atto del Toro! Dai, ragazzi! Sono due pacchetti, due del Torino! Benissimo! Va bene, questo pack, questo lo chiameremo la giornata dei giocatori del Torino. Ok. Allora, El Shaarawy, poi Lopez. Lopez. Questo qui. Poi Castagne, dell'Inter. Ah, Milinkovic-Savic, del sì, Torino. Sì, il portiere del Torino che alla fine forse non l'ha preso. Ah, poi Antenucci, della Spal. E poi Dragowski, fammi ok, vedere, della Fiorentina. Oh. Fatevi anche dietro, troppo carino. Dai, fammi vedere. Poi. Dai. Cioè, c'è uno speciale, c'è un atto del Toro! No, veramente? Sì, non so. Cioè, negli altri video non abbiamo trovato nessuno del allora, Toro. Adesso quote le tengo io e tu le dici. Ok, va bene. Allora, Mora. La Mora. Acqua del Torino. Poi Florenzi. Tempo c'è la Sa. Milik. Aspetta. Sì. Poi dobbiamo fare il giochettino. È il giochettino. Ok. Poi. Quindi questo qui è Faraoni. E poi... Ta-da! Wow, i supereroi, la categoria supereroi. Allora, vai. Mettens cagli con insigni. 100 di attacco. Wow, trio Mercalli. Cioè, troppo bella. Te carta del Torino. Poi luci, carta colorata. Vai, adesso ultimo. Qua, vediamo se ci portano fortuna. Ok, ultimo pacchetto. Se troviamo anche in questa qua, una del Toro. Vogliamo tantissimi mi piace. Sì, infatti, tanti pollici in su. Sono contento per stare. Allora, anzi, questo qui l'apro io. Apro io. No, figurati. Che porto più fortuna. Vai. L'ho aperto tutte io. Abbiamo trovato il giorno del Toro. Ma ti dico se abbiamo trovato un atto. Sì, va bene. Ti abbiamo trovato. Oh. La reazione di Pippo aspetta, quando dove non... guarda le carte. Niente Torino, visto niente. Qua c'è una
se non sbaglio un idolo. Vediamo. Allora, anzi, tienimele tu, Pippo. Che ho paura. Vai. Mertens. È finito. Poi questo qui, Borini. Pazzo. Destro. Destro. Tiro di Eramo. Destro. Eramo, giusto? Non lo so. Non lo sai. Okay. Ah no, questo qui era quello speciale, dopo. Poi Brozovic e... Che bella, una idola, bravissimo. Ceccherini del Crotone. Quante case. Wow, come luccica. Abbiamo trovato mi solo tantissimo. Due speciali. Beh, mi aspettavo un po' più di speciali. Tanto guardate, adesso Pippo va ad aprire tutte. Però ce le dividiamo. Sì, bravissimo. Ok, queste qui. Adesso vi facciamo vedere. Mettiamo un po' da due carte, tre carte. Giusto? Bravissimo. Mettiamo due o tre carte dentro l'album. Ok, ne scelgo te io. Sì. Prendiamo questa, questa. E una del toro. Vai, prendi una del torino. Prendo quelle col valore più basso di carte, così ma non facciamo tanto. E questa. Ok. E poi quella del toro. Cioè ah, mettiamo... niente toro. Allora, 8, 27, 54. Vai, Pippo. Okay. La 8 è quella dell'Atalanta. Aspetta, dobbiamo contare. Così ne mettiamo alcune insieme 1, a voi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravissimo. La devo mettere da dietro. Da dietro. Ecco. Oh, che bella! Eccola quindi, qui, una messa. Poi. Seconda. 27. Ma tanto qua sopra ci sono i numeri di questo fila 18. 27, quindi l'ultima. Da qua. Allora. Vai, vai, l'ultimo qua. Bravissimo. Aspetta. Qua. È enorme l'album, Pippo non riesce nemmeno a girarlo bene. Ok, questa qua. E poi la 54 che ho allora, preso destro. Allora, insieme. Che di destro. Allora, 45. 54, l'ultimo. Qua. Vai. E questa è l'ultima. Oh, vediamo un po'. Che così ne abbiamo messe tre con voi. Eccola qui! Ecco tutto quello che abbiamo trovato nel mega stunt and pack. Bravissimo, ti piacciono Pippo? Sì. Queste carte che abbiamo trovato e anche l'album, tutto veramente bellissimo, la guida. Pippo le userà tantissimo, vero? Sì. Ok, mi raccomando, scriveteci nei commenti se anche voi l'avete preso. Quali carte avete trovato, magari le vostre preferite. Scriveteci un po'. Sì. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete non iscrivetevi al nostro canale così farò tanti altri video. Chiedete questo video ai vostri amici e sta bomba. Bravissimo, vi portateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e ciao.